130esimo della Lega Coop, un anniversario importante, Napoli, contesto in cui si è scelto di festeggiare. Come cambia, se cambia il ruolo della cooperazione dagli albori ad oggi, come cambiano i valori e come cambiano anche i bisogni? I valori e il ruolo della cooperazione non cambia, si attualizza. Se noi oggi siamo in grado di festeggiare 130 anni di vita, siamo l'organizzazione più antica che esistente oggi nel nostro paese, è perché i valori che rappresentiamo sono valori antichi ma al tempo stesso elemento costitutivo dei bisogni delle persone. Quindi attraverso l'affermazione e la costante e continua rivisitazione in chiave moderna di questi valori, noi oggi possiamo da una parte festeggiare i nostri 130 anni di vita, ma dall'altra guardare con grande speranza a un futuro dove la cooperazione può continuare a svolgere questo ruolo di coesione sociale, di resilienza e soprattutto di costruzione di lavori. Ecco, guardando proprio al futuro, diciamo che in Europa sta prendendo sempre più credito il mondo dell'industria 4.0. Come si colloca la cooperazione in questo contesto? Quali possono essere le alternative, ma soprattutto anche quali possono essere le difficoltà? Il progresso non possiamo pensare che si fermi. L'innovazione tecnologica è qualcosa che nel tempo ha sempre migliorato la qualità della vita delle persone. L'innovazione tecnologica, il progresso tecnologico va governato. Non possiamo pensare a un mondo fortemente disarticolato e disintermediato dove le macchine sostituiscono completamente il lavoro. Noi dobbiamo assolutamente pensare a un progresso fatto di innovazione tecnologica, fatto di internet, fatto di rete, all'interno della quale però i valori della persona, la valorizzazione delle stesse, la capacità di saper rinnovare anche le conoscenze delle persone siano resi compatibili con l'evoluzione tecnologica. La cooperazione in questo contesto, in questo legame tra progresso tecnologico e salvaguardia dei diritti delle persone può svolgere un ruolo determinante. Presidente, tema centrale della giornata è anche il riutilizzo e la riscoperta dei beni confiscati, uno spazio di cui diciamo bisogna riappropriarsi al pieno credito. Qual è l'impegno e qual è stato fino ad ora l'impegno e quale sarà nel prossimo futuro della Lega Coop? Ma sono decine le cooperative che sono nate sulla base di un supporto e di un sostegno del movimento cooperativo che oggi gestiscono beni confiscati alla mafia. Attraverso Libera, ma non solo, Lega Coop e la cooperazione ha dato sostegno concreto. Noi chiediamo che il governo approvi rapidamente il nuovo codice antimafia, perché siamo di fronte da una parte a un'esplosione del fenomeno, perché ormai la mafia è presente su tutto il territorio nazionale e i sequestri di beni, che siano essi terreni, siano essi immobili, ma oggi anche il grande fenomeno delle imprese confiscate, li abbiamo presenti su tutto il territorio nazionale. C'è bisogno di una legislazione adeguata affinché ciò che viene sequestrato poi possa avere una ulteriore vita, altrimenti rischiamo di alimentare il qualunquismo su del era meglio quando andava peggio. L'ultima domanda poi la lascio, sono già state poste delle fondamenta importanti per l'alleanza delle cooperative italiane, quando riusciremo ad essere più operativi sul territorio e ad essere presenti? Ma l'alleanza delle cooperative italiane è qualcosa di concreto che è entrato già a far parte del linguaggio e delle dinamiche politiche nella relazione con le istituzioni. È qualcosa che negli anni è cresciuta dal punto di vista della rappresentanza, molti sono i successi che attraverso l'alleanza abbiamo registrato. Cito quello più evidente, che è la raccolta delle firme, oltre 100.000, per la presentazione di una legge di iniziativa popolare di contratto
contrasto alle false cooperative. Stiamo lavorando moltissimo dal punto di vista dell'assetto organizzativo, degli assetti organizzativi. Probabilmente la data che ci eravamo prefissati, che era quella del gennaio del 2017, non riusciremo a farla partire, ma ciò che ci conforta e ciò che ci deve confortare è che per delle organizzazioni che hanno 130 anni non saranno certamente qualche mese in più che faranno la differenza. L'obiettivo è alla portata di mano, è la volontà di tutte le cooperative e in quella direzione non abbasseremo la guardia. Grazie Presidente, grazie. Grazie a voi e alla prossima, ai prossimi 130 anni. Grazie.